Convegno, sono oltre 14 miliardi per il consumo di sostanze stupefacenti, una cifra impressionante anche per quanto riguarda il PIL. C'è un abbassamento della guardia da parte dell'opinione pubblica su questo problema, secondo lei? Lei ha parlato di pianeta droga. Sì, come ho provato a dire in maniera sintetica, il fenomeno è un fenomeno che lungi dall'essere in declino, è un fenomeno in crescita in termini di produzione, in termini di spaccio, in termini di consumo, in termini di proventi, e mi fa piacere che lei lo ricordi, perché troppo spesso ci dimentichiamo che oltre a tutti i guasti che produce sui consumatori c'è anche un inquinamento dell'economia lecita pazzesca. Se noi pensiamo che quella organizzazione che si chiama 'Ndrangheta, che ormai nel mondo ha una fetta considerevole di questi proventi, poi le reinveste in attività lecite, paralecite, così facendo condiziona l'economia e condiziona molto spesso anche quelli che sono anche le istituzioni. Credo che noi tutti dovremmo prendere coscienza di come questo fenomeno non debba essere relegato ad una ad un emergenziale approccio, magari quando purtroppo piangiamo una vittima per overdose o quando magari ci impattiamo in qualche piazza di spaccio. Cioè, questo è un fenomeno serio, grave, che necessariamente deve vedere il concorso di tutti.